Provi a richiamare il centralino, io non posso risolvere questa cosa adesso, perché... Io modo chiamare il centralino, io. È stata una cosa che avete capito male voi, ciao amore. Dimmi, che è successo? Niente, la signora purtroppo, non so se è stato uno sbaglio suo in centralino. Io non ho sbagliato niente, io ho detto questo giorno, a quest'ora e Ma io non la posso inserire. Perché dei clienti difficili sempre quando Federica non c'è? Signora, mi scusi, però lei deve chiamare il centralino e prendere appuntamento con il centralino. Perché noi da qui... tale giorno, tale ora, e mi hanno detto, devi venire, ok, c'è il posto, c'è Federico, sì. Oh mio Dio, che devo fare con questa cliente? Mo mi siedo, aspetto. Ma è inutile che aspetta, non la posso inserire. Io me ne vado perché ho da fare e vedere. Marco, ti prego. Arrivederci, signora, grazie. No, ma devo andarci, ho da fare, arrivederci. Aspetto. Sì, sì, prego, okay. Si accomodi. Perfetto. I love me. Tutto bene, Gabri? È molto bello come posto, sono anche molto simpatici. Hai deciso di farti il colore? Sì. Lo fa Federico? Te lo devo proprio dire, sto massaggio è uno spettacolo. Vero o no? Ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. Ti sgonfia, ti drena, ti rilassa. Eccoci! Eccoci qui! Hai visto che bella la base? Sì, molto. Naturale, molto, questo marrone, sì. Che ti dà un po' più di intensità. Mi sembra ringiovanita. E adesso andiamo a fare un po' di schiaritura. Esatto. Sei sposata? Sì, Fede, sono sposata con mio marito e lo conosco da 40 anni. Come si chiama? Gennaro? Mario. Io sono felicemente sposata, sono 40 anni che conosco mio marito e ne farò altri 40. No, io non lo tengo marito. Non lo tengo. Non tengo marito io sono Federico, divorziata, non tocchiamo io sono l'argomento bella amore con Adele, che è delicato. Perché? No, dimmi... veramente, non è che sono libera adesso. Voglio no, sapere adesso, tutto, questi... Adele, racconta. Sapere tutto, ci vuole ci un'ora. Vuole, tu vieni dietro, no, intera. Dimmelo veloce, rapido e conciso, con chi gli hai messo le corna? Adesso sono felicemente in compagnia. Beh, il rapporto con l'amore di Adele è complicato. Complicato. Complicato perché, diciamo, prima di arrivare a questa felice conclusione, speriamo che sia l'ultima e felice conclusione, diciamo, ha dovuto cercare e confrontarsi con più realtà e, insomma... Vero Adelina? Certo, dopo un matrimonio che è andato in fumo. Ha sempre cercato l'amore, però in effetti il suo unico amore sono i Pooh. I Pooh? I Pooh, ma che ci dovete fare con questi Pooh anni 90? Oh, piccola Katy, Fede, oi, senti, c'è un problema. Che problema? Allora, cominciamo con i problemi? No. Ogni volta che io non ci sono nel salone di Anzio succede qualcosa. No, ascoltami, c'è una cliente che praticamente ha preso l'appuntamento, ma non era oggi, ma era domani. Domani. Vabbè, non fa niente. Ha sbagliato. Lo fate fare dai ragazzi. Federico mi dice sempre di stare tranquilla, ma tanto poi se succede qualcosa se la prendi con me. Ma lei voleva te... Lei vuole lo so, te. Ma io fisicamente sto a Napoli, non è che c'è lo so, ma io ho cercato di spiegare, ma... Fai una cosa, c'è Magnoli è libera? Sì. Guaida si agita sempre. Ah, uè, se ti dico che ce la facciamo, tranquilla. Magnoli. Fai una cosa, alla signora gli fai il 7-1 sulla radice, poi dopo gli fai... Lo chatouche glielo tonalizzi con il 10.3, gli fai bolle e ne e la lavi con Amber. Importante, quando è sciacquato Amber, metti la maschera brownie perché lei gli piace quella sfumatura un po' calda, però non troppo rossiccia. E mi raccomando, quando gli fai la piega, metti il texturizzante sulle radici perché a lei gli piace il volume. Mamma mia, non ho capito niente proprio. Ma come ne hai capito niente?